l'interrogazione numero 2129, concernente gli interventi per garantire la funzionalità delle scuole. Grazie Presidente. Signora Ministra, l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato, a partire dal mese di marzo 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado per gran parte del tempo trascorso fino ad oggi, rendendo necessario disciplinare con strumenti emergenziali dapprima le operazioni relative alla chiusura dell'anno scolastico 19-20 e in seguito quelle inerenti all'avvio dell'anno scolastico 2021. In ogni caso, nell'ambito della decretazione d'urgenza che ha riguardato il settore scolastico, sono state stanziate in via progressiva risorse sempre più ingenti al fine di permettere il prosieguo delle attività in modalità digitale, didattica a distanza, didattica digitale integrata, in modo da garantire per quanto possibile la continuità didattica. Tra le misure da ultime disposte, annoverata anche la possibilità di sospendere le attività didattiche, purtroppo in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Ciò è avvenuto in via obbligatoria in tutto il territorio nazionale per le scuole secondarie di secondo grado e per il secondo ed il terzo anno della scuola secondaria di primo grado e sulla base di scenari di rischio articolati su base regionale per le scuole dell'infanzia, per la scuola primaria e per il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Tuttavia è opportuno notare come uno scenario caratterizzato per la gran parte dalla sospensione delle attività didattiche in presenza, fermo restando il rigoroso rispetto delle imprescindibili misure di sicurezza e prevenzione volte a contenere i contagi, possa determinare sia ripercussioni sullo stato psicologico degli studenti, sia l'aumento di un fenomeno deleterio quale la dispersione scolastica, che rischia di lasciare tracce indelebili in quei contesti più degradati e caratterizzati da povertà educative e arretratezza socio-economica. Per tale ragione, la riapertura delle scuole in sicurezza si pone quale priorità assoluta nel nostro Paese. Difatti, in particolare, è da sottolineare come il settore scolastico risulti particolarmente danneggiato dalle carenze afferenti altri settori, tra gli altri quello dei trasporti locali. Nel panorama attuale, caratterizzato da un'estrema incertezza, anche nel breve periodo, è indispensabile che lo Stato investa adeguate risorse, sia per la spesa corrente che per gli investimenti, in modo da garantire il più possibile il prosieguo dell'attività didattica in presenza. Si chiede dunque di sapere quali misure di competenza abbia assunto il Ministro, con particolare riferimento al disegno di legge di bilancio in materia di scuola, sia al fine di fronteggiare in modo più adeguato l'emergenza sanitaria in corso, sia in una visione prospettica di più ampio respiro, in primo luogo in materia di sostegno e inclusione scolastica. Grazie. Ministro dell'Istruzione, l'onorevole Azzolina, risponde all'interrogazione illustrata. Grazie Presidente. Senatrice Granato, mai come in questo momento la scuola è tornata al centro del dibattito pubblico e mai come ora è radicata la consapevolezza che l'istruzione sia uno dei principali motori di sviluppo del nostro Paese. Posso assicurarle che stiamo investendo risorse e lavorando non solo per l'oggi, ma anche per il futuro, per una scuola aperta, coesa, solidale, inclusiva e innovativa. Le significative misure previste nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, in questo momento all'esame della Camera dei Deputati, ne sono un'eloquente testimonianza. È previsto un piano pluriennale per l'assunzione a tempo indeterminato di 25.000 docenti di sostegno nel cosiddetto organico di diritto, per garantire continuità didattica alle alunne e agli alunni con disabilità. Viene destinata una cifra pari a 10 milioni per la formazione di tutti i docenti, non solo di sostegno, sulle tematiche inerenti all'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità. Sono stanziati 10 milioni per l'acquisto di sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che li accolgono. Si è data certezza a 4.485 collaboratori scolastici ex LSU, trasformando a tempo pieno il loro contratto di lavoro, assicurando così un adeguato livello dei servizi di pulizia degli ambienti scolastici anche dopo il termine dell'emergenza sanitaria. Si è garantita la stabilità a 1.000 assistenti tecnici per il supporto digitale nelle scuole del primo ciclo. È stata potenziata l'offerta formativa nella scuola dell'infanzia, al fine di istituire nuove sezioni con ulteriori 1.000 insegnanti ed è stato incrementato a regime di aggiuntivi 60 milioni di euro il fondo destinato al sistema integrato da 0 a 6 anni. Si è investito sul fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi più di 100 milioni di euro nell'anno 2021, anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione
soprattutto per i soggetti privi di mezzi. Allo scopo di potenziare l'innovazione didattica e digitale nelle scuole si sono investiti ulteriori 40 milioni sul fondo per l'innovazione didattica, l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale. Il fondo unico per l'edilizia scolastica è stato ulteriormente incrementato per i prossimi anni per un totale di 1,5 miliardi di euro. In totale stiamo investendo oltre 3,7 miliardi di euro. Sommati alle risorse stanziate nei mesi scorsi, si può affermare che questo governo ha già investito sulla scuola oltre 7 miliardi di euro. Senatrice, l'accelerazione degli investimenti, in special modo su formazione e innovazione, testimonia che in questi mesi abbiamo affrontato l'emergenza sanitaria cercando di trarne delle opportunità per il rilancio del sistema nazionale di istruzione e formazione. Sono certa che insieme al Parlamento, nel corso dell'esame di legge di bilancio, sapremo dare ulteriori segnali di attenzione all'intera comunità scolastica. Grazie. Grazie. Interviene in replica la senatrice Granato. Grazie Presidente, grazie Ministro, mi ritengo soddisfatta della risposta e la voglio ringraziare personalmente anche a nome degli altri colleghi dei gruppi di maggioranza per l'impegno che sta impiegando per la riapertura delle scuole in presenza. Questo tema deve essere centrale all'interno del dibattito politico del nostro Paese e anche del dibattito istituzionale. Tutti gli attori, quindi istituzionali, sia statali che territoriali, si devono vedere investiti di questo importante e fondamentale impegno, perché riaprire le attività economiche senza aver prima riaperto le scuole purtroppo comporterà necessariamente che i contagi continueranno a circolare all'interno del Paese e quindi le scuole potrebbero rimanere chiuse sine die. Noi non possiamo permettere che praticamente una situazione di emergenza si traduca poi in una macelleria sociale, perché questo sarà lo scenario dei prossimi anni se noi non investiamo adesso nella riapertura delle scuole. Quindi auspico che, a parte il suo impegno, quindi ci sia anche l'impegno delle altre istituzioni per concorrere a questo fondamentale e importante obiettivo, che le scuole siano le prime ad aprire e le ultime a chiudere. Grazie. Grazie.